E adesso il premio Civiltà de Mars è questa splendida ragazza, questa splendida, meravigliosa protagonista di Rai 1. Nella sua carriera è stata una brava ballerina, un po' francese, un po' italiana. La prossima assegnataria del premio Civiltà de Mars è stata anche attrice, protagonista di musical di grande successo per lei, però ben presto è arrivata la ribalta televisiva nazionale con programmi di successo quali Stella del Sud, Italia che vai, Zecchino d'Oro, Linea Verde, Uno Mattina, sono stato suo inviato qualche anno fa, e Verdetto Finale. Moltissimi, moltissimi successi la attendono ancora, e lei, siccome sa che io le voglio bene, glielo auguro con tutto il cuore. Signore e signori, la splendida Veronica Maglia. Vieni Veronique, vieni, che subito Domenico Baldanzoso ti porta il microfono. Grazie al nostro assistente. Buonasera. Eccolo. Ciao Luca, finalmente dopo tanti anni. Ciao Veronica, è Berenista, eccola qui. È sempre un'emozione ricevere un premio, devo dirti. È vero. Seguito dalla prima fila, vabbè, le grandi risate con Mara, meravigliosa. Anch'io ho mangiato pane e prosciutto, ma non mi avete dato niente da bere, quindi sto morendo. Cosa si beve ad Avezzano dopo pane e prosciutto? E quindi poi devo dire che l'Abruzzo è una terra che sto imparando a scoprire nel tempo. Ci sono stata tante volte per lavoro, tu prima hai citato Italia che vai piuttosto che Linea Verde. Sì, infatti, poi stavo per chiederti quello. È una terra che un po' alla volta mi sta adottando, mi sta accogliendo. Io la sto abbracciando veramente con tanto affetto, con tutto lo spirito di solidarietà che si può avere. Poi non sono mancate le celebrazioni per i 5 anni dal terremoto, per quelli che se ne sono andati, ma soprattutto per quelli che sono qui, che restano e che devono andare avanti e ricostruire. E quindi devo dirti, in quest'ultimo mese sono stata in Abruzzo già 4-5 volte, però questo è il primo premio che ricevo da questa terra, con grande onore e anche con grande senso di responsabilità per il lavoro che faccio su Rai 1 ormai da 10 anni. Esattamente, esattamente, e chissà quanti altri anni ancora. Dunque, Veronica, io infatti stavo per chiederti questo. Tu, grazie anche a Linea Verde, a tante trasmissioni Italia che vai, facevi vedere dei meandri della nostra bella provincia italiana. Stella del Sud, il mio Stella debutto. Del Sud. Conoscevi la Marsica, l'Abruzzo, insomma, Avezzano, però adesso ci sei venuta per ritirare il disco Corazza dei Guerrieri Marsi, appunto. E come Mara arriva in un momento della mia carriera particolare, quindi come un amazzone mi armo di questo scudo, lo uso per aprire le nuove porte che mi attendono, anche perché vorrei condividere con questo pubblico una bellissima novità. Ho condotto Verdetto Finale per 6 anni, un programma che mi ha dato tanto successo grazie ad una squadra fantastica di autori, capitanata poi dal mio grande capo Raffaella Santilli, grazie alla quale sono qui. Voglio salutarla. Abruzzese. Raffaella, quando ho iniziato a fare Uno Mattina nel 2002, era nell'ufficio stampa di Rai 1 accanto all'allora direttore Fabrizio Del Noce, e ci scoprimmo abruzzesi. Qualche settimana fa ho saputo felicemente che è una bravissima, bravissima capostruttura. Siccome sei di Pescara, io ti mando un bacio e l'applauso dei tuoi corregionali. Viva Raffaella Santilli! Brava Raffaella! E con Raffaella Santilli quest'anno abbiamo anche festeggiato le 1000 puntate di Verdetto. Ti stavo anticipando di una novità. Chiaramente andrò in onda fino a fine mese, poi invece per l'ultima manciata di puntate lascio Verdetto Finale, perché Rai 1 mi ha chiamato per una grande e bellissima sfida che arriva, insomma, dopo anni di Verdetto, per cui insomma ti fai un po' casa attorno a te. Invece forse è giusto rilanciarsi anche con qualche cosa di nuovo. Ci rivedremo tutte le mattine di quest'estate a partire dal 2 giugno, dalle 9:30 alle 10:30, sempre su Rai 1 con un nuovo format che si chiama Casa Dolce Casa, che sarà un po' casa mia. E apro le porte di casa mia al pubblico con tutte le varie tematiche che potremmo trattare. Grazie, grazie. Crepillupo, ho portato il telefonino non perché sono una maleducata, perché va tanto di moda fare i selfie adesso, anche su Rai 1. Ci spariamo un selfie, anche su Rai 1 si comunica tanto sui social, su Twitter. E facciamoci. Allora ce lo facciamo. Vai. Aspetta, devo girare perché sennò lo faccio al pubblico. Okay. Vai, eccolo qua. 1, 2, 3, io e te. Eccolo qua, grazie. Grazie, grazie a te. Tu sei una ragazza meravigliosa, io che ti ho conosciuto te lo consegno. La motivazione è per l'intensa e meritoria attività artistica svolta da Veronica in qualità di conduttrice televisiva, ballerina, attrice di successo. Il riconoscimento in particolare ti viene conferito nell'ambito dei festeggiamenti per i 60 anni, i primi 60 anni della RAI, Radio Televisione Italiana. Premio Civiltà dei Marsi, indignamente lo consegna, diciamo, il padroncino di casa, a Veronica Maglia. Grazie.
Grazie, felice di riceverlo da te nei tuoi 20 anni di carriera con questo fantastico premio. Grazie Veronica, un bacio a te, buon lavoro. Ciao per a tutti, tutto. Grazie. Anche grazie. Un bel mazzo di fiori, ma dovrai aiutarla perché te... sì, è una fan. Grazie. Grazie Domenico e grazie Clarissa e viva Veronica Maia.